Uomini e donne, un ex cavaliere del trono over si sposa. Gianluca Mastelli del trono over sposa la compagna morena. Molti sono i partecipanti del trono over di uomini e donne che hanno trovato l'amore all'interno del programma. Altri, invece, l'hanno trovato fuori e hanno ritenuto opportuno lasciare il programma. Che è poi quella minima parte che è stata invitata direttamente dalla conduttrice, Maria De Filippi, ad accomodarsi fuori dallo studio televisivo. Rientra tra questi l'ex cavaliere Gianluca Mastelli, nel 2015 l'uomo ha iniziato a frequentare la dama Erika ma non ha voluto approfondire la conoscenza fuori dal programma. Chiaramente sono sorti dei dubbi in merito al suo comportamento ed è stato accusato di essere attratto dai riflettori. La conduttrice del programma pomeridiano, avendo già ricevuto da Mastelli delle critiche sull'operato della sua redazione, lo ha invitato gentilmente a lasciare la trasmissione. Proprio nella vita quotidiana, lontano dalle telecamere, l'ex cavaliere ha trovato la donna della sua vita e i due sono pronti a sposarsi. Si chiama Morena la futura moglie di Gianluca Mastelli. La relazione con Erika, dopo aver superato una crisi, è durata tutto sommato 2 anni. Lo scorso settembre, infatti, hanno festeggiato il 2° anniversario di fidanzamento. Ormai però Mastelli ha voltato pagina e ha deciso di conoscere meglio Morena. Non solo, perché c'è qualcosa di molto più profondo che va oltre una semplice conoscenza. L'ex cavaliere del trono over ha infatti annunciato, attraverso un post su Facebook, che Morena è pronto a sposarlo. Finalmente il mio amore ha detto sì. Ora voi siete tutti testimoni e sono aperte le liste. Bacio da Morena e Gianluca, con queste parole arriva l'annuncio sul social. Nessun anello in vista fino ad ora, solo una semplice foto di loro due, sorridenti, a cena. La storia con Erika. Probabilmente l'abbandono forzato del programma pomeridiano in onda su Canale 5 ha fatto riflettere l'ex cavaliere Gianluca Mastelli. Lui ed Erika non sono usciti insieme dal programma perché non si è sentito pronto di donarle totalmente il suo cuore. La loro storia, nonostante il teatrino, è andata avanti anche fuori dal programma per poi arrivare ad una prima crisi nel 2016. I problemi che hanno portato a ciò sono stati superati ma, lo scorso settembre, è arrivata la rottura definitiva.